Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo nell'isola di Castaway, l'isola comprata da Disney per fare un piccolo resort dove far attraccare le proprie navi da crociera. Guardate che meraviglia, guardate che posto meraviglioso, proprio qui nel cuore delle Bahamas. Oggi vi voglio parlare di tre modi per pagare il costo della propria vita. La vita di ognuno ha un costo e il lavoro che fa una persona è finalizzato al pagare questi costi. Questi tre modi sono generici e valgono per qualsiasi tipo di importo, non importa che siano pochi o molti soldi di cui abbiamo bisogno, è il concetto e il modus operandi quello che li distingue. Il primo metodo, che è il meno diffuso, è quello di avere a disposizione già i capitali che servono per pagare la propria vita. In genere ne possono godere di questo beneficio soltanto coloro che utilizzano i frutti che dei propri genitori, dei propri nonni, della propria famiglia. Penso ai figli di chi ha inventato una grande impresa o semplicemente di coloro che si sono trovati una grande eredità, eccetera. Ovviamente questo sistema ha un limite, che è quello di non poter modificare la qualità della propria vita, perché abbiamo già stabilito quanto per ogni anno possiamo spendere. Ovviamente se si vuole spendere di più bisogna accorciare la vita che abbiamo deciso di poter pagare, quindi poi ci sarà da risolvere il problema una volta che i capitali finiscono, se cambiamo l'importo annuale di quello che abbiamo previsto. Il secondo metodo è invece quello più diffuso, direi che l'80-85% delle persone nel mondo utilizza questo metodo, che è quello di barattare il proprio tempo dedicandolo a fare quello che meglio sappiamo fare o quello che abbiamo deciso di fare, per avere in cambio del denaro, della ricchezza, delle finanze per poter pagare il costo della nostra vita. Badi bene che questo vale per qualsiasi tipo di professione, cioè un cameriere baratta il proprio tempo per servire ai tavoli e in cambio ha uno stipendio, ma lo stesso fa il grande luminare di medicina che viene pagato $1 milione a operazione. La differenza è solo quanto viene pagato. Quindi il concetto è sempre lo stesso, cioè baratta il proprio tempo dedicandosi a far qualcosa per avere in cambio una somma di denaro con la quale pagare i costi della propria vita. Questo lo fanno quasi tutti. Il terzo e ultimo modo è quello di creare delle rendite. La maggior parte delle persone che riescono a vivere in questo modo ha creato delle rendite dando in affitto locali o terre o aziende. Significa che non deve dedicare del tempo a fare un lavoro, quindi a svolgere una professione, ma ha creato un automatismo per il quale entrano i soldi automaticamente nei propri conti correnti. Quindi gli affitti degli appartamenti, gli affitti delle aziende, gli affitti dei terreni, gli affitti di hotel, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un'altra categoria che rientra in questa terza fase, in questo terzo modo di pagare i propri costi, che sono le persone che creano degli automatismi con i quali si crea ricchezza. Non importa quanta, importa il concetto principale è che non devono dedicare il proprio tempo a una professione per avere in cambio dei soldi, ma hanno dedicato il tempo iniziale a creare un'impresa che crea automaticamente ricchezza. Questo è l'esempio al quale mi sono ispirato io, il quale ho deciso di sposare e che ho realizzato qui negli Stati Uniti. Quindi una impresa, le gelaterie, che producono ricchezza in una maniera automatica mentre io sono a fare le cose che più mi piacciono, a dedicare tempo alla mia famiglia e ai miei hobby. E soprattutto è lo stesso sistema che io offro a tutti coloro che vogliono aprire una nostra gelateria. Perché? Perché abbiamo trovato il terreno più fertile, che sono gli Stati Uniti d'America, dove il costo della manodopera è basso rispetto all'Italia ovviamente, e dove il margine di guadagno è alto. Su tutti questi punti insieme fanno in modo che non dobbiamo dedicarci gran parte del nostro tempo, come in qualsiasi altra attività, a gestire la nostra attività, ma possiamo delegare a terzi e dedicare il nostro tempo ad altri. Questo è il modo che noi abbiamo deciso, questo è il modo che noi offriamo e questo è quello che ci permette di stare oggi, per esempio, in questo posto meraviglioso, mentre le nostre attività continuano a funzionare e a produrre ricchezza. Perciò decidete a quale delle tre categorie volete far parte e se volete far parte della terza, contattateci. Buona giornata!